Grazie anche al nostro scippatore di emozioni che con un piccolo sforzo è qui con noi a parlare di questo travolgente successo editoriale che non conosce pause. Noi di 00, una settimana di pausa a Pasqua, ce la siamo voluta regalare. Tu invece, no, cioè il tuo libro invece... No, cioè... Sì, continua ad avere un successo incredibile, tanto che io ho detto allo stampatore del libro, basta vendere il nostro libro, facciamoci vendere anche gli altri libri, alle altre... Però... ma quello niente, ha voluto stampare le altre cose. E infatti è uscita la nona edizione, il libro è questo qui, scritti Cozzali, con la vostra effigie sulla copertina. Beh, un successo travolgente che naturalmente adesso... Ah, l'ho riletto. Durante le vacanze di Pasqua. Durante le vacanze di Pasqua. Mi tieni di stomaco pure questo. Ma no, non si tratta, non si tratta di stomaco, guarda, si tratta anche del fatto che ricordo bene una pagina, precisamente pagina... 31. 31, bravo, come fai a... Ho immaginato che era quello. Perché l'ho contrassegnata, perché si parla del fatto che forse non l'abbiamo mai segnalato agli spettatori di 00, che tu hai scritto anche musiche per moltissimi film di successo. Sì, ho scritto moltissime colonne sonore. Tantissime. Per molti film. Molti film. Amarcord. Amarcord, me lo ricordo pure. Blow Up. Di Antonioni, sì. Antonioni, il calcio per Antonioni, il regista comunque. Sì, sì, regista. Quello è uguale. E quello è della Fiorentina. Poi mi ricordo, come si chiama? La macchina Mazzacattini. Profondo Rosso. Profondo Rosso. Metropolis. Quattro moschi di velluto grigio. Sì, ho scritto moltissimi. La Stangata e altre tante tante. Gioventù Bruciata. E tante tante altre. Ci dato molte musiche. Fermato? Sì. È giunta l'ora. Cos'è, Parisini? No, che Parisini. No, no. Guarda, non mi prendi la castagna questa settimana perché non ho intenzione di leggere niente. Su, dai, avanti. Vuoi suggerire tu? Piero, potresti raccontare della tua storia con i Tolkien e Hobbes? Beh, ma che c'è? Come c'è? Perché tu hai collaborato... Quello è una bomba. Sì, vabbè, ma tutto comunque, tu hai collaborato con i Tolkien. Sì. Questo lo so, vero? Titolo del capitolo. Vabbè, il capitolo si intitola Piero e David, due punti. Once in a lifetime. Sono tutto orecchio. Ah, vai. Vada? Sì. Leggi perché io non tiene può. Tutto a memoria. Rocky. Ah, pure quella colonna sonora. Dai, sì, scrisse io con Stallone. Sì, Stallone, che trovo. Stallone, vada, Dai, per piacere. Sì, vai. Ma provato. Che? Niente, non ho detto qualcosa? No, vai. La partenza. Vai. Proprio tanto stavo a provare il pigiama che aveva fatto mia suocera. Non mi distraete, che mi distraggono, scusami, mi sono perso il soggetto. Vabbè, qua deve stare. Avete visto il soggetto? No, state fermi, non ho perso niente, mi sono perso il soggetto della tua frase. Stavo provando il pigiama chi? Mauro, sempre io parlo sempre alla terza persona di me stesso. Beh, vabbè, guarda. Scusa, per questo capitolo un po' di attenzione, per piacere, perché io ho usato il metodo letterario di Francis Ponge. Brava. Tu hai presente l'unione poetico-semiologica presente nel partito preso delle cose? Il partito preso delle cose? Ma scherzi, l'ho pure votato. Il partito preso delle cose? Brava. Allora, tu qui dentro ritrova sia lo stesso metodo, sia il segretario della sezione. Oh, che bello! Brava. In periodo di par condicio si può dire come lo faccio. Vado. Vai. Allora, proprio tanto stavo a provare il pigiama che aveva fatto mia suocera. Che suona il citofono. Ora, io stavo impedito chiaramente di rispondere perché stavo a provare il pigiama, no? Ad Algisio stava impedito pure lei che mi stava a far provare il pigiama. Vabbè, tutti impediti, chi ci va a rispondere a sto poveraccio che sta citofonando? Devi fare un favore? Dimmi. Vuoi andare tu a rispondere? Non scherzi, ma permanente. Ma che stai dicendo? Il libro è tuo, devo andare a rispondere. Vabbè, ho capito. Allora vado io. Dai. Allora vado io a citofono. Allora vado io, praticamente, prende la cornetta e faccio... chi è? Piero, sono lo scippatore, posso salire? Sale! Scippatore, per piacere, ragazzi, fatemi andare a rispondere che... Due ore che aspettano. Io che ne sapevo. Per piacere. Allora faccio... chi è? Piero, si sente dalla corrente di citofono, sono David Byrne. Madonna, David, fece io. Scusa, come ti trova da queste parti? Non niente, Piero, mi fa David Byrne, praticamente. Siccome ho accompagnato la mia ragazza a fare la spesa alla Coop, capito? Allora mi sono detto tra me e me, mo vado a trovare Piero, capito? Il padrino. Pure quella con la sonora. Tu che cosa stavamo dicendo? Aveva accompagnato la fidanzata. Ecco, la conosci? Chi è la fidanzata di David Byrne? Delia Scala.
La fidanzata di David Bisbal? Mm. Da parecchio, insomma. Ce lo domando, eh? Aspetta, parlo a citofono. David, sta a Mauro qua che vuol sapere, da quanto tempo sei fidanzato con Delia Scala? Dai tempi di Studio 1, da parecchio. L'unione è molto salda. Salderrima proprio. Direi. Per piacere, posso continuare? Sì, oh. Beh. Allora ci faccio via citofono. David, gentilmente, cosa vuoi fare? Dobbiamo stare ore e ore a parlare citofono o vuole salire? Chiaramente lui mi fa, però c'è il vermut a casa? Perché faccio io? Tu sale, non ti preoccupare che te lo prepara. L'ultimo dei Moicani. Ma sì. La musica così. Sì. Venire per caso. Insomma, sale David Byrne praticamente a casa mia, io appena entri dentro a casa, lo fa chiaramente accomodare sul divano letto di mio nipote, appena si siede, David Byrne vede mia suocera. Che succede? La vede, me la sa. Appena la vede, Mauro, ci viene, che cosa posso dire, il ballo di San Vito, il fuoco di Sant'Antonio. Cioè, appena la vedi, ci zompa addosso, a baci, a bracci, proprio che non si vedevano. E lo stomaco prende anche le parole. Non pensavo fosse una colonna sonora che non ricordavo. Io aspettavo il titolo, infatti. No, era una... Allora, come mai David Byrne, la tua suocera, ha tutti questi... E quella è affezionatissima mia suocera. Infatti, appena dopo i baci e abbracci, ci chiede immediatamente un favore a mia suocera. Davide Byrne, la tua suocera. Sì. Per piacere. La gente si chiede se noi ridiamo veramente. No. Praticamente fa David Byrne a mia suocera. Signora. Il favore questo. Chiede il favore a mia suocera. Allora, signora Gis. Perché Davide c'ha un po' la... Signora Gis, gentilmente, mi deve cucire una giacca enorme, ma come posso dire, proprio enorme, che deve fare un videoclip. Allora mia suocera fa, scusa Davide, che taglia deve essere? Allora fa, Davide, almeno una taglia 86. Allora facci del pepericchio di soia, fa mia suocera dal Gis. E quanto se ne deve andare di soffa? A quel punto io intervenibbe in mezzo a questa... Intervenisse in mezzo a questo dialogo serrato tra questi due. Fece, Davide, da Gis, scusa, belli, qual è il problema, David? No, allora... Sì, Quello è il titolo. Bolero. Ah, già, quella giacchetta, il bolerino. Oh, praticamente, sì, per piacere. Allora, faccio... Però, dai... Fa Davide Byrne a me, però tu hai presente quella canzone che scrive testi per me? Quale ci fece io? Once in a lifetime, proprio quella fa bene. Me, ci voglio fare un video con una giacca enorme. Che dici? E tu che dici? Che dicesti? Che cosa dicevi? A quel punto fece io, Davide, per piacere, non è per cattiveria, ma ad Algis mi sta a fare il pigiama. Se mo si mette a fare la giacca a te, quando lo deve finire, scusa, questo pigiama? Vabbè, Piero, però pure tu, insomma, che io potevi aspettare, puoi dire che fretta c'era a te, c'era più fretta lui. Scusa, Mauro, quello mia suocera ad Algis mi ha fatto comprare la stop, mi ha preso le misure, scusa, e mo devo aspettare, abbi pazienza, scusa, come vado a dormire? E che cosa? Vabbè. Allora a un certo punto David Byrne mi fa, però mi venette un'idea, ti do il pigiama mio in prestito fino a quando ad Algis non finisce la giacca. Vedi, accomodante. C'era una volta in America. Amaro Montenegro, ho scritto pure io. Allora. Anche per film pubblicitario. Sì, signore, pure quello. Ti do il pigiama mio fino a quando ad Algis non mi finisce la giacca. Capito? Questo è che... Ho detto sì, ragionevole e accomodante. Oh, bravo. Vai. Allora fa... Davide, scusa, ci dice io, gentilmente, com'è il pigiama tuo? Ci chiedono. Che cosa vuoi? Che vuoi? Che c'è? Che cosa vuoi? La voce della luna? Allora devi dire invece a me, guarda, il pigiama è giallo limone con i bottoni a forma di frutta. Carino, molto carino. E faccio, va bene, fece io. Me ad Algis ci disse, sbrighi a fare la giacca che poi ce ne andiamo, ce ne dobbiamo andare a suonare. Ho anche perso
Mi sono anche perso il microfono, basta, voglio fare Piazza Duomo, voglio fare... pubblicità. Ma si sono sentito, perché ho perso il microfono. Bravo, grazie, ci vediamo la prossima settimana. Senta, sì, veramente... Mamma.